questione fondamentale per Castiglione del Lago, come per l'intera Italia, è non solo la creazione di nuovi posti di lavoro. Non c'è più la speranza delle grandi aziende che si trasferiscano da fuori. Dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze e sulle nostre ricchezze. Castiglione del Lago deve avere un progetto che accanto servizi e commercio valorizzi l'agricoltura con la trasformazione, la valorizzazione dei prodotti locali e tipici e soprattutto l'insieme del suo territorio con il suo straordinario ambiente fatto di acqua, borghi e colline. Nel comune di Castiglione del Lago già esistono due percorsi museali da arricchire e integrare con iniziative private e con tutti i segni caratteristici del nostro paesaggio. Obiettivo primario: creare un museo diffuso, non immobile ma vivo, organizzato e gestito per essere fonte di identità e attrazione turistica. Cominciando da Palazzo della Cornia, autentico e prezioso gioiello del Rinascimento che, insieme alla fortezza medievale, riesce ad attrarre più di 25.000 visitatori ogni anno. È necessario potenziarlo, liberando l'intero piano nobile con la sistemazione del giardino del castello e realizzando l'antiquarium. Sono interventi previsti, progettati e finanziati con il PUC2 e in fase di attuazione. Fondamentale è anche l'aeroporto Eleuteri, con l'acquario Casa del Parco e tutte le iniziative già progettate, il Museo del Volo, il percorso delle energie alternative, il planetario, lo spazio giochi a tema ambientale e altre ancora. Lo scopo è quello di trasformare l'area in un grande parco ludico educativo di livello nazionale. E in questo circuito potranno essere promosse anche iniziative private già in fase di attivazione. Ci riferiamo al Museo Religioso di San Domenico o al Centro sulla Cultura e le Tradizioni del Novecento che sta nascendo su iniziativa della parrocchia di San Fatucchio a San Felice. Altre ancora potrebbero essere attivate nel capoluogo e nelle frazioni. Tante sono dunque le attività che potrebbero partire per fare di Castiglione del Lago un unicum e soprattutto nel territorio, con i segni dell'identità speculare tra uomo e paesaggio, un boschetto, una fontanella, un lavatoio, un'edicola sacra, impronte che caratterizzano il paesaggio come elemento decisivo del senso di appartenenza alla comunità, tracce profonde ancora visibili, percorsi simbolici nelle ricchezze naturali, storiche e antropiche del territorio che vanno definite e gestite. È recente il lavoro di censimento e ricognizione di questi segni, alla riscoperta di tutti quei simboli e di tutti quei luoghi sottovalutati o dimenticati. Un'equipe di tecnici del comune li ha riuniti in tre famiglie: segni della socialità, segni della devozione, segni della natura. Tra i segni della socialità spiccano i lavatoi, costruiti vicino alle fonti e facilmente raggiungibili dai centri abitati. In passato furono luogo della vita contadina e fulcro delle attività pratiche e aggregative. Con gli abbeveratoi erano utilizzati nelle mansioni quotidiane all'epoca delle bucate. Qui, infatti, le donne prendevano l'acqua e lavavano i panni, mentre gli uomini vi conducevano a bere il bestiame. Questi manufatti ci raccontano una fondamentale innovazione sociale e culturale, una conquista di civiltà, fino all'arrivo dell'acqua corrente nelle case, che decretò l'inevitabile abbandono dei lavatoi ormai antiquati. In parte, conservati o accessibili nel territorio castiglionese, ci sono ancora molti lavatoi. Li troviamo soprattutto nelle frazioni di Crinale, quelle più lontane dalle sponde dei laghi. Fa eccezione il lavatoio militare, ben conservato e facilmente accessibile, dell'aeroporto Eleuteri. Accanto ai segni della socialità troviamo, ancora più diffusi nel territorio, circa 150 segni di devozione, edicole religiose, croci varie e nicchie,
segnarono il cammino di viandanti e pellegrini per evitare zone paludose e malariche. Edicole innalzate e strade tracciate per ricordare apparizioni ed eventi miracolosi. Il comune ha censito e valutato le condizioni dei manufatti e delle immagini che racchiudono. Purtroppo molte sono andate perse, distrutte, derubate o sostituite con altre più recenti. Alberature di interesse ambientale, storico-culturale e paesaggistico, come i diffusi olivi secolari di Villastrada, la Quercia del Pentimento in località Giorgi o quella vaianese di Bruscalupo. Oltre agli aspetti legati alla presenza e alle attività dell'uomo, nel comune di Castiglione del Lago ci sono questi inconfondibili segni della natura, veri e propri monumenti arborei da difendere e conservare. In questo senso, data la vastità del territorio, l'amministrazione ha avviato un censimento rivolto a tutti gli abitanti. Su un modulo scaricabile dal sito internet del comune è possibile segnalare pregevoli beni naturali e paesaggistici delle campagne castiglionesi. Una scheda su cui indicare quei certi segni del territorio, quei segni che fanno crescere la cultura del paesaggio, formando la coscienza riflessa di un'identità non superficiale e di facciata. Per questo motivo il comune ha indicato gli itinerari della tradizione e non sono gli unici possibili. Sono tre percorsi. Il primo è il Giro dei Tre Laghi, che dall'aeroporto Eleuteri prosegue lungo le rive dei laghi di Montepulciano e di Chiusi, collegandosi con il sentiero toscano della Bonifica. Il secondo è il Giro delle Terrazze del Lago, un tour dei crinali castiglionesi dove è possibile scoprire perle di archeologia come la tomba di Paradiso, su cui faranno perno altri itinerari etruschi. E potremo così ammirare l'incomparabile bellezza di valli che da una terrazza panoramica naturale guardano la vicina Toscana. Con il Giro del Piscino, terzo percorso tra il capoluogo e Casa Maggiore, il visitatore può scoprire un antico lavatoio immerso in una campagna ricca di cultura e storia. E non sono gli unici percorsi possibili, di cui alcuni già segnalati, altri da tracciare e certi già contraddistinti dal QR code per una lettura informatica. Altri sono stati e saranno individuati come l'antica strada selciata. Era il percorso privilegiato dai Della Cornia nei loro spostamenti tra le residenze di Castiglione del Lago e Città della Pieve. E la recente riscoperta dell'antica via Romea di Stade, che partendo dalla città di Stade attraversando Germania, Austria e Italia per giungere a Roma, interessava il crinale castiglionese nelle frazioni di Petrignano, Pozzuolo, Gioiella, Vaiano, Villastrada e Cantagallina. Sulla scia di quest'antico cammino, dal 26 al 28 ottobre 2012, 50 pellegrini hanno attraversato a piedi il territorio, con una sosta nella frazione di Pozzuolo per conoscere le bellezze delle terre di Castiglione del Lago, terre ricche di quei certi segni di un'identità che cambia, ma senza turbare o stravolgere l'armonia fra uomo e paesaggio. Parliamo di un futuro che è già presente grazie alle iniziative sperimentate con numerosi itinerari ciclabili e pedonali che hanno trovato nel territorio e nelle sue produzioni enogastronomiche un binomio perfetto e attrattivo. Per i suoi abitanti e per i molti turisti, Castiglione del Lago deve andare oltre l'occasionalità per divenire laboratorio dell'Italia sviluppata e sostenibile.